Judo. Campionato europeo amaro per gli azzurri di Raffaele Toniolo. L'European Cup Junior di Lignano Sabbiadoro. Karate. I risultati dell'Open di Toscana. Judo. European Cup Cadet. Karate. Dal 1 al 4 maggio al Via gli Europei Seniores a Tampere, in Finlandia. L'Italia, Montpellier, non ha interrotto il digiuno di medaglie dei campionati europei che risale al 2011 a Istanbul, quando Elio Dirte ed Erika Barbieri si misero al collo il bronzo. Poi solo e sempre quinti posti, due nel 2012 con Di Cristo e Barbieri e due nel 2013 con Giuffrida e Gwend. E Montpellier non si è sottratta alla regola con Moscat e Gwend. Il quinto posto di Valentina Moscat ha aperto le danze degli azzurri nella Park Suite Arena a Montpellier in quello che è stato un campionato d'Europa ad alta tensione, con 43 nazioni e 321 atleti, con gli obiettivi già puntati sulle Olimpiadi di Rio. Nei 48 kg la gara di Valentina Moscat è iniziata con la vittoria sulla turca Lokma Him, quindi l'accesso in semifinale è stato bloccato dalla russa Ruminseva. Nei recuperi, buona prestazione, arricchita da una vittoria contro la spagnola Figueroa Peña. Purtroppo, nella finale valida per il terzo posto, Valentina ha dovuto cedere all'ucraina Marina Kerniak. Elio Verde ha schiantato l'ungherese Gabor Aghio e se l'è giocata bene con David Larose, ma è stata una sanzione a fare la differenza a favore del francese. La promettente Odette Giuffrida invece ha dovuto cedere il passo al primo incontro con la rumena Alexandra Florian, incontro deciso anche questo per una sanzione. Ha lottato bene anche Emanuele Bruno con il polacco Paweł Zogdnik e, sanzioni a parte, la differenza è stata dettata da uno yuko del polacco, mentre Carmine Di Loreto se l'è giocata senza risparmio con l'ucraino Denis Blichenko. Nella seconda giornata di gara un quinto posto per Elio Gwend, un settimo per Enrico Parlati ed Antonio Ciani. L'Italia ha continuato a lottare con tutti i suoi atleti cercando di salire sul podio. Ma ascoltiamo le parole di Enrico Parlati. In realtà è stata una gara un po' particolare perché da quando mi sono svegliato la mattina della gara sentivo che stavo bene, ero pronto. Poi man mano ho iniziato col primo incontro dove ho fatto con un turco abbastanza ostico, anche lui medaglia agli European Under 23. Celian, ci avevo vinto a Praga solo di uno shido, qui in 15 secondi io ho fatto Yugo Ippon. Dopo un po' ho fatto con Uematsu, lo spagnolo, testa di serie. È stato un incontro abbastanza duro, però l'ho portato a casa abbastanza bene con un Vazzari e tre shido. Dopo un po' ho iniziato a crederci sia io che tutti gli allenatori perché stavo in forma e poi mi riusciva tutto. Poi sono arrivati quarti con Govari, l'ungherese, un incontro un po' particolare, dove avevamo tutti e due Vazzari, mi è stato dato uno shido di uscita a me, lui ha fatto praticamente nessun attacco e non ha avuto nessuno shido di passività, è andato a finire così. Però vabbè, fa ben sperare per le prossime gare. Le aspettative affidate a Walter Facente ed assunta a Galeone nella terza giornata di gara erano concrete, confortate dai risultati recenti e positivi, ma l'ombra della maledizione azzurra si è allungata anche sugli ultimi due azzurri. Walter Facente si è fermato di fronte al francese Alexandre Idir, mentre assunta a Galeone si è incagliata sull'olandese Sten Huys, che l'ha lasciata al bar. Ascoltiamo ora le riflessioni del direttore tecnico Raffaele Toniolo. Ma i miglioramenti sinceramente me li aspettavo un po' più veloci, sono un po' più rallentati. Ci siamo avvicinati a questo europeo con un buon score di medaglie ottenute nelle ultime manifestazioni. Purtroppo tutto questo non è sfociato in un buon risultato a livello di medaglie. Noi avevamo già deciso già prima di questi europei che i maschi andassero a trascorrere un periodo in Brasile, quindi faranno 15 giorni di allenamento in Brasile. Mentre le femmine dobbiamo ancora decidere la sede, ma anche loro faranno un periodo di allenamento all'estero. E dopodiché prepareremo tra 15 giorni un grande slam dove vedremo pochi tra i protagonisti di questo europeo, ma qualche altra persona che da questo europeo non c'è stata, e per poi andare a Madrid il 1 di giugno, prima tappa di qualificazione olimpica, e poi primo grande appuntamento il grande slam il Grand Prix di Budapest. Sempre per il judo, oltre 500 atleti da 26 nazioni sono scesi sul tatami sabato 26 e domenica 27 aprile al Palagetur di Lignano Sabbiadoro in occasione dell'European Cup Junior, appuntamento dell'IJF World Judo Tour organizzato per l'Italia dal Judo Kuroki Tarcento. Alla manifestazione hanno aderito ben 107 atleti, 67 uomini e 40 donne. In gara si sono presentati tutti i vincitori del recente campionato italiano Juniores di Fidenza. Il primo risultato è arrivato grazie a Manuel Lombardo, che è salito sul gradino più alto del podio con 5 vittorie nei 55 kg. Altri 5 atleti hanno saputo meritare un posto sul podio a Lignano per 2 medaglie d'argento con Elisa Adrasti nei 44 kg e Miriam Boi nei 57 e 3 di bronzo con Maria Centracchio, Elio Smanzi e Matteo Medves.
A completare l'impresa nella seconda giornata ci ha pensato Eleonora Geri con un argento nei più 78 e tre medaglie di bronzo conquistate da Melora Rosetta, Nicolas D'Amico, Andreas Felipe Moreno. 10 in tutto quindi gli azzurri saliti sul podio a Lignano per un oro, 3 argenti e 6 bronzi, mentre sono state 13 le nazioni che hanno conquistato almeno una medaglia. Israele ne ha vinte 3 d'oro, tutte maschili, aggiudicandosi così il trofeo d'argento. E la Francia, con 3 ori ed un argento, si è aggiudicata il medagliere ed il trofeo Unione Europea per la migliore squadra femminile. Il prossimo appuntamento con l'European Cup Junior a Lignano è nel 2015, anticipato però al terzo weekend del mese di marzo. Passiamo al karate. È stata una grande 2 giorni di karate e cultura l'Open di Toscana, che ha chiuso i battenti lo scorso weekend dopo aver coinvolto poco meno di 1500 atleti ed atlete da 10 paesi. La Lombardia dunque si è aggiudicata il 13esimo Open di Toscana a memoria di Enrico Simonetti, seguita dalla rappresentativa toscana al secondo posto e dal Lazio al terzo. Il terzo trofeo, Nelson Mandela, ha visto aggiudicarsi i primi 3 piazzamenti dal Master Rapid SKF, il secondo posto dal gruppo sportivo delle Fiamme Oro Polizia di Stato e il terzo dallo Shizuku Karate Avellino. La competizione è stata di ottimo livello tecnico. Abbiamo ospitato tante squadre, comprese le più forti sul panorama nazionale. L'organizzazione è stata complessa, siamo riusciti a coinvolgere anche la Rai Regione, che ci ha mandato in onda in 2 occasioni, dando così visibilità al nostro sport. Questo è il commento del vicepresidente del Comitato Regionale Toscana, Enzo Bertocci. Torniamo al judo. 2 terzi posti per l'Italia a Pitesti in occasione dell'European Cup Cadet, organizzata in corrispondenza con i campionati d'Europa a Montpellier e l'European Cup Junior a Lignano. La manifestazione in Romania ha registrato comunque la partecipazione di 26 nazioni per un totale di 406 atleti, 14 dei quali italiani. La medaglia di bronzo è andata al collo di Andrea Carlino nei 50 kg e Alessia Ritieni nei 48 kg. Cui sono aggiunti anche 2 quinti posti ottenuti da Leonardo Casaglia e da Emanuele Buzzacarin negli 81. E anche i settimi di Martina Castagnola e Gabriele Bossettini. Terminiamo con il karate. Sono iniziati il 1 maggio e termineranno il 4 a Tampere i campionati europei seniores di karate in entrambe le specialità di kumite e di kata. La nazionale azzurra è partita con obiettivi ben precisi: difendere il titolo continentale del team femminile e recuperare il primo posto nel medagliere per nazioni, detenuto ininterrottamente per 3 edizioni, quella del 2010, 2011 e del 2012, e ceduto lo scorso anno alla Turchia. Gli azzurri a Tampere sono per il comité: Giorgia Gargano per i 50 kg, Sara Cardin ci rappresenterà nei 55 kg, Laura Pasqua nei 61 kg, Chiara Zoenon dei 68, Luca Maresca dei 60, Gianluca De Vivo dei 66, Luigi Busani 75 kg, Nello Maestri negli 84 e Stefano Maniscalco nei più 84 kg, a cui si aggiungono Silvia Semeraro, Mauro Scognamiglio, Fioravante Valentino, Daniel Mari. Nel kata le campionesse d'Europa, Sara Battaglia, Viviana Bottaro e Michela Pezzetti, tutte delle Fiamme Oro, con Bottaro impegnata anche nella prova individuale. Per il kata maschile, Mattia Busato, che completa la squadra con Alessandro Iodice e Alfredo Tocco. Affiancano il direttore tecnico Piero Giaschieri, i tecnici Roberta Sodero e Claudio Guazzaroni. Da notare la presenza anche dell'ex capitano della squadra di karate, Salvatore Loria, come tecnico. Nella prossima edizione sarà dedicato ampio spazio ai risultati degli azzurri. Appuntamento alla prossima settimana con Filcam News.